giornata, prima giornata full immersion di meditazione, stile di vita, consigli per stare bene, che non vuol dire solo non essere malati, ma vuol dire anche condurre una vita ricca di piaceri, soddisfazioni, realizzazioni, creatività, quindi stare bene è un concetto importante, ampio, alimentazione. E quindi io darei subito la parola a Massimo che ci introduce in questa esperienza di lavoro su noi stessi, di consapevolezza, di crescita, poi faremo anche una parte pratica di meditazione, di respiro, però ecco, un'introduzione generale adesso la facciamo. Bene, intanto salute a tutti. Sì, abbiamo cercato di, con Carlo, di costruire questo primo modulo, che è anche un modulo sperimentale di interazione positiva, nella logica della cosiddetto corpo-mente. Non c'è dubbio che siamo costruiti e costituiti dal corpo, e nello stesso tempo naturalmente quello che viene considerato il livello identificatorio primario della persona è l'attività mentale. Quindi quando parliamo di corpo-mente ci riferiamo ad un involucro, qualcuno direbbe un veicolo di trasporto della mente, che poi può diventare anche mente-coscienza, e quando ci riferiamo naturalmente all'aspetto strettamente mentale intendiamo l'attività nervosa superiore declinata in tutte le sue plurime manifestazioni, che includono anche il pensiero, il sentimento e il pensiero parassitario. Di questo parleremo perché sono concetti molto importanti che servono, dovrebbero servire alle persone per poter orientare la propria vita in modo assolutamente più congruo. Nella nosografia infatti psichiatrica si parla di aspetti di carattere psicosomatico, intendendo per, come primo termine, la proiezione, talvolta non saltare, della psiche sul corpo, ma anche di problemi di carattere somato-psichici, dove cioè il punto di partenza negativo è il corpo. Quindi un'alterazione del corpo primaria o un'alterazione primaria della mente possono determinare sulla psiche e sul corpo delle inferenze molto severe. Questa esperienza credo di chiunque di noi, basta una patologia, neanche particolarmente severa, per determinare poi una ricaduta più o meno significativa di aspetti negativi sulla psiche. Ci sentiamo persi, ci sentiamo magari abbandonati, cominciano a farsi strada fantasmi preoccupanti dentro di noi di invalidità, non certo temporanea, ma puntualmente tarata sulle cose più gravi. Ed è anche chiaro, abbastanza evidente, che quando siamo in una condizione di non equilibrio psicologico, il corpo ha sempre una sua, un suo trascinamento, più o meno significativo. Quindi, psiche-corpo o corpo-mente, che utilizzerò in modo praticamente apparentemente non differenziato, rappresentano quello che è il nostro processo identificatorio. Naturalmente questa è una semplificazione, come sempre quando si è in una specie di logica didattica, per poter capire e spiegarci alcune cose passiamo dalla generalizzazione a una valutazione individualizzata, particolare, nel tentativo naturalmente di poter stabilire una comunicazione di senso. Sapete che le comunicazioni sono sempre molto complesse, in quanto sono costruite su degli aspetti di segno e di simbolo che non sempre sono recepibili. Riferito alla medicina, questo per esempio è lo grande studio della semiotica, da cui ovviamente si potrebbe, semplicemente guardandoci, cercando piccole esplorazioni esterne al corpo, capire ciò che esternamente e internamente non funziona. Nel tempo il processo della integrazione corpo-mente è andato avanti con alterne vicende,
nel nostro, soprattutto nella nostra visione allopatica e di scienza occidentale, con grandi alterazioni di interpretazione della realtà. Per esempio, quasi mai noi chiediamo chi è la persona che si ammala, quasi mai chiediamo la storia delle persone. Pensate che la cosiddetta processualità storico-anamnestica, quindi la capacità di poter ricostruire la storia delle persone, che cosa hanno vissuto, quali sono stati i traumi psicologici e fisici, eccetera, oggi vengono condensati in un format elettronico che non va al di là delle 2-3 paginette. Per lo più si fa anche un elenco lungo degli aspetti diagnostici e diagnostico-terapeutici del paziente. Cioè il paziente viene sostanzialmente identificato nel suo ruolo di possibile deviazione dallo stato di benessere, se non della patologia. Quindi quante analisi hai fatto, che tipo di analisi hai fatto, che cosa hai avuto quando eri bambino, e questa è già una indagine miracolosa, difficile da mettere insieme. E qui, tutto qui. Io mi ricordo quando stavo periodo di frequentazione dell'ospedale psichiatrico di Perugia, che le cartelle cliniche erano innanzitutto assolutamente diurne. Quindi il medico era tenuto ad annotare la storia degli accadimenti di quel paziente giorno per giorno, e i fascicoli della processualità storico-anamnestica erano di 50, 100, 150 pagine. Un qualcosa di straordinario, perché è quello che potremmo oggi chiamare la narrazione, no? Delle persone, no? Importantissimo naturalmente per capire che cosa. Anche le modificazioni, le deviazioni di carattere sentimentale, affettivo, le percezioni, le senso-percezioni dei pazienti, perché sono cose importanti. Come noi percepiamo il mondo permette a noi stessi di fare la grande discriminazione tra reale e realtà. E questo è un primo grande punto. Intendendo per reale il nostro modo di interpretare il mondo, e per realtà, naturalmente, il mondo che diamo per scontato è fuori di noi, a prescindere da noi, a prescindere dalla nostra interpretazione. Capite bene che questo è un momento straordinario. Già la consapevolezza che esiste un modo interpretativo che ci vede tutti diversi, cosa straordinaria. Non c'è uno che interpreta il mondo, il senso del mondo e il proprio progetto in modo del tutto omogeneo rispetto a un altro. E questo ci direbbe già una grande cosa, cioè che viviamo in una ricostruzione virtuale di ciò che la realtà è. Universo olografico. Sì, universo olografico, certamente, che però non è leggibile, in quanto si dà per scontato che la nostra soggettività non può ovviamente riempire e saturare l'oggettività del fuori di noi. Dunque abbiamo un aspetto che possiamo chiamare interpretativo, sempre, del mondo, e poi naturalmente abbiamo un mondo per quello che è. Quello che è può essere avvicinato nei nostri meccanismi interpretativi a quello che è la scienza naturale o il modo naturale di porsi del mondo. Adesso sembra un po' complesso, ma poi faremo degli esempi che rendono la cosa più semplice da comprendere. Cioè il mondo prescinde da noi. Il mondo noi lo cominciamo a esplorare nel momento in cui ci viene dato un nome. Nasciamo, non abbiamo nessuna responsabilità del fatto di essere nati, perché ci ritroviamo con una vita improvvisamente. E cominciamo questo processo, questa caduta esistenziale, questo alfa omega della nostra esistenza, quasi involontariamente, anzi, diciamolo pure, involontariamente. Veniamo al mondo perché i nostri genitori, con loro buona pace naturalmente, hanno a un certo punto deciso di metterci al mondo, senza chiederci alcunché, naturalmente. Però abbiamo la nostra vita,
quindi la vita si pone a un certo punto per quello che concerne la vita di ogni soggettività, cioè ogni soggetto scopre a un certo punto di essere vivo, in quanto respira, si nutre, in quanto è accolto da un contesto sociale, economico particolare, familiare particolare, e quindi comincia quel progetto personale che dovrebbe essere obbligatorio di graduale scoperta della nostra collocazione spazio-temporale innanzitutto, ma poi ovviamente anche intellettuale. Ecco, la meditazione o le scelte consapevoli di cui oggi parliamo si inserisce esattamente in questo ambito, perché ovviamente è il primo momento in cui noi, indovandoci in noi stessi, riprendendo un dialogo profondo con noi stessi, possiamo intanto renderci conto di questo confine tra noi e il fuori di noi. E non ci sono altri meccanismi che permettano questo, se non un processo di razionalizzazione, quindi l'affidamento ai progetti e alle distorsioni mentali, che però sono molto pericolose. In altre parole, la meditazione ha questo di straordinario, che prescindendo dall'aspetto strettamente mentale, noi incominciamo a sentire noi stessi e il nostro rapporto dentro di noi e fuori di noi. Per esempio, respiriamo, sentiamo il mondo, sentiamo le nostre modificazioni corporee mentre respiriamo, mentre cerchiamo di rimanere dentro di noi, ma nello stesso tempo percepiamo che noi siamo collocati in uno spazio che ci accoglie e dove ci sono rumori, mondi, sonorità, no? Che ci circondano. Quindi il dentro e il fuori che vengono fusi in un processo che non è ovviamente mentale nella parola vera del concetto di mente, ma che è esclusivamente di tipo coscienziale. Capiamo che ci stiamo, capiamo e sentiamo uno stato che permette di collegare in modo più stretto il nostro confine e il nostro mondo esterno. La meditazione, per esempio, nel campo della medicina, adesso sono circa 20-30 anni, viene anche considerata ogni tanto, in qualche ambito ospedaliero di ricerca, come un aiuto importante nel mantenimento del nostro equilibrio. E questo è sorprendente, naturalmente, perché fino adesso c'è stata una focalizzazione sul corpo. Quindi è come se tutto ciò che noi siamo fosse collegato da questo veicolo guscio che chiamiamo corpo. Allora, il corpo-mente è costituito sì da un guscio, anche questo che non ci appartiene. Il fatto che uno sia bello, brutto, alto, non alto o altro, ci viene naturalmente dato per caso, ce lo ritroviamo improvvisamente. Non a caso il significato più grande di una opera classica, che è il Bhagavad Gita, dice che quando abbiamo capito che il corpo è solo un veicolo, che noi ci ritroviamo, e quindi semplicemente una macchina per fare un percorso, possiamo forse incominciare a capire bene il senso del viaggio. Allora, il discorso è proprio questo. Se noi riusciamo a vederci come un corpo pur importante, attenzione, di questo poi parleremo naturalmente, per aiutare il corpo a essere il miglior corpo possibile, naturalmente, ma pur nella logica dell'accettazione di ciò che ci è stato dato, noi abbiamo come bene primario da celebrare la nostra capacità di diventare coscienti del nostro stato. In pratica la vita dovrebbe essere, se vogliamo investirla di un senso, il recupero di ciò che
per la quale essa è nata, e cioè la possibilità sostanziale di un progetto continuativo di crescita e di coscienza che poi dovrebbe diventare l'autocoscienza, cioè la critica della coscienza stessa, una sorta cioè di evoluzione dello stato coscienziale di carattere neurovegetativo. La coscienza ce l'ha anche una persona che sta in coma, anche se ha un livello alterato di coscienza, ma evidentemente quel livello di vitalità, di identità che è presente in uno stato di coma non è la stessa cosa di un progetto di autocoscienza, dove evidentemente c'è il valore aggiunto della critica del proprio stato. Spero di non essere stato troppo fumoso. E siccome questa è anche un'interazione, questo è l'aspetto, chiamiamolo di inizio teorico, poi naturalmente vi prego, ogni tanto qualcuno alzi il ditino e cerchiamo di chiarificare meglio, naturalmente. Lo capiremo molto meglio quando faremo un rapporto di critica a quello che è la pratica, perché naturalmente la pratica ha questo senso profondo, la conquista del processo di coscienza. Il processo di coscienza, per essere veramente se stesso, non è un processo di mentalizzazione, ovvero esiste tra la mentalizzazione, che è la capacità operativa, fattuale della mente di darsi delle risposte e di affrontare dei problemi, importantissima ovviamente, e ha un livello di differenziazione enorme da quello che invece è il discorso di poter riconoscere se stessi a prescindere dalla mente. Possiamo anche dire, se vogliamo prendere la dualità corpo-mente, che il processo di differenziazione enorme da un processo di mentalizzazione è che noi possiamo utilizzare la mente esclusivamente come parte iniziale per mettere da parte la mente stessa e stare dentro di noi come corpo che però ha dentro una coscienza. È il recupero coscienziale della nostra antifisicità e del fatto che la nostra fisicità tuttavia non è la modalità esclusiva di accoglienza, ma è una modalità importante veicolata dalla casualità, da un certo modo di costruire il processo di vita delle persone che abbiamo più volte chiamato nella nostra rivista appunto l'ontogenesi, lo sviluppo della persona che si inserisce in un processo antichissimo da cui noi ovviamente prescindiamo completamente, ma che in qualche modo ci vede legate alle storie, direi quasi dell'umanità, perché se andiamo indietro termini generazionali, potremmo persino risalire ad Adamo ed Eva, naturalmente, no? C'è sempre un qualcosa che ci ha preceduto, che ha fatto di noi quello che noi in questo momento siamo. Soprattutto a livello biologico, da un punto di vista cerebrale ci siamo evoluti come cervello. Sul processo che ci siamo evoluti, diceva il grande De Dominicis, abbiamo fatto un percorso poi che sia evolutivo o involutivo, sicuramente sotto certi aspetti magari siamo evoluti e sotto altri, certo, mi sono espresso comunque diciamo una conseguenza di questa narrazione si ritrova sicuramente a livello biologico. Diciamo che in questo senso, momentaneamente, dando per scontato ovviamente che la mente e la possiamo anche in qualche modo non appesantire, ma tecnicamente stiamo sempre parlando del corpo, perché quando parliamo del corpo come corpo, in effetti l'osservazione è giusta, perché non abbiamo detto due o tre cose che ovviamente sono estremamente importanti per capirci, ma è ovvio che la mente è un processo comunque fisico, biologico, non c'è dubbio. Se non ci fosse un corpo non ci sarebbe, per quello che ci concerne naturalmente, poi il discorso della supercoscienza è un altro, magari ne parleremo, ma è ovvio che dal punto di vista intuitivo è che se non ci fosse un corpo probabilmente non saremmo qui e non saremmo pure neanche nella condizione di capire di che cosa stiamo parlando, naturalmente. Quindi il corpo è proprio un veicolo importante.
importante. Poi in questo corpo ci sono condizioni che possono andare oltre il corpo. E questa attività mentale selezionata, particolarmente raffinata, ci permette di poter parlare di coscienza. Ovvio che qui io faccio parte di, credo anche Carlo, di una logica della non dualità, della dualità Vedanta, per cui c'è una visione che è una visione molto più vasta. In realtà noi siamo anche coscienza universale, no? Perché se andiamo indietro nelle mille generazioni, no, che ci hanno preceduto, c'è sempre una continuum che possiamo chiamare certamente biologico, per il fatto anche di esserci proprio fisicamente, di occupare uno spazio-tempo, ma nello stesso tempo esiste anche poi qualcosa che ci precede ancora nella biologicità, e questo naturalmente lo possiamo chiamare cosmos, lo possiamo chiamare naturalmente Dio, lo possiamo chiamare energia, lo possiamo chiamare uno senza due, e così via. Ma questo naturalmente entra poi in una visione, diciamo anche molto legata alla storia della filosofia e a una complessità più grande. Tant'è che la visione, io credo, più corretta per chiudere questo aspetto della coscienza universale, ci viene dato proprio da Raymond Panikkar, che parla di una circolarità cosmo-teo-antrica, quindi il mondo come cosmogonia, ciò che precede anche la formazione di un'idea di divinità, e poi naturalmente l'uomo come parte di questa circolarità in cui queste tre parti di noi, in fondo, se vogliamo vedere, insomma, quando si parla di, anche nel cristianesimo, no, di figura della ripartizione tra Dio, Cristo e lo Spirito Santo, no? In qualche modo, ma non solamente, naturalmente questo anche nella Divina Vedanta, naturalmente in tutto l'aspetto induista, è molto ben rappresentato naturalmente. Quindi c'è una formazione, un Atman che si viene a determinare, una sorta, cioè di costruzione visibile, che ovviamente deriva da un invisibile, quindi da qualcosa che precede naturalmente quello che è la concrezione della visibilità del corpo. In questo senso poi si potrebbe dire che la coscienza naturalmente non nasce e non muore, evidentemente, perché è parte di un flusso dinamico che ha varie forme e vari nomi. Ma questo, ecco, magari scivoliamo in un discorso un po' più complesso. Nel corpo-mente nostro, ciò che è importante è che l'aspetto di coscienza, per esempio, è assolutamente non valutato. Ciò che si valuta è la mente, cioè l'aspetto operativo di interazione con il reale e la realtà. No? Cogito ergo sum. Penso, dunque sono. Noi possiamo dire che invece è non così, è sento, dunque sono. Cioè è il sentimento di chi sei e non la delega ad un meccanismo di carattere operativo e stocastico che permette alla persona di poter sentirsi. Tant'è che per quante analisi facciamo, per quanti successi infiliamo, tutto ciò è insufficiente per potersi sentire felici, per stare bene, bene dentro. Anzi, vogliamo dirlo, tanto più abbiamo, tanto più talvolta è difficile stare bene, profondamente bene con se stessi. E questo è interessante, no? È un dato su cui ovviamente si possono veramente fare tante ipotesi interessantissime. Quindi, corpo-mente. Fermami quando le palle diventano particolarmente... No, assolutamente. Anzi, magari... faccio io la parte di interlocuzione perché li vedo ancora timidi. Sì. Hai parlato prima di mente parassitaria o mente parassita.
questo è un punto, credo, fondamentale nel processo tra reale e realtà, sentirsi, mentalizzazione, quindi magari potremmo aprire una parentesi e approfondire questo aspetto della mente parassita, come si forma, come ci condiziona, come si può liberarsene. Eventualmente. Grande, grande domanda, ma non ovviamente. Allora, per quello che diciamo sono le osservazioni che accumulate, naturalmente io parlo di tre forme mentali. Allora, ricordiamoci, il corpo e la mente, innanzitutto, dove la mente ovviamente è dentro questo corpo ed è naturalmente costruita non in modo univoco. La mia mente non è la tua mente, non è la mente di Giuliana, non è la mente, ovviamente. Abbiamo menti diverse. Ovviamente. Ovviamente, perché poi c'è anche una motivazione biologica molto precisa in questo, no? Che nella replica infinita dei processi naturali non c'è una persona dei 7 miliardi di uomini che è uguale all'altra. E questo anche dal punto di vista non solamente istintivo, intellettuale, ma proprio fisico. Persino i gemelli omozigoti non sono uguali, no? E hanno caratteri differenziati, pur avendo esattamente lo stesso corredo genico. Perché? Perché c'è una parte che si somma a quella, all'aspetto strettamente genetico, che modula il suo linguaggio. Questa parte differenzia poi, anche si differenzia a livello, diciamo, di carattere puramente strutturale, quindi genetico, perché nelle costruzioni, cioè nell'impatto con la vita, si sono stabilite delle variazioni di carattere genetico. Abbiamo, per intenderci, 4 milioni e mezzo di polimorfismi genetici diversi, per cui oltretutto anche in quello che è l'hardware del corpo umano, dell'aspetto strettamente biologico, abbiamo una duttilità e una capacità di risposta a stimoli identici, sempre e assolutamente differenziato. Quindi, il fatto di avere un tessuto genetico che è duttilissimo e ad avere la possibilità su questo tessuto genetico di poter interferire con espressioni infinite attraverso micromodificazioni espressive della struttura genica, fanno di noi personaggi di straordinaria complessità. Tornando alle nostre tre forme di menti, quindi stiamo parlando di questa proiezione biologica che può anche essere oltre il biologico, abbiamo sostanzialmente una mente che è la mente operativa. La mente operativa è quella che in questo momento mi sta permettendo di fare discorsi in qualche senso, e naturalmente è quella che ci permette di dire 2 più 2 uguale 4. Adesso faccio una valutazione delle entrate, delle uscite, delle mie spese giornaliere. Una mente operativa è, in altre parole, la mente per affrontare problemi nel reale e dare risposte nella nostra, chiamiamola, reale esistenza. Utilissima, naturalmente. Ecco, capite bene che se non abbiamo una mente operativa, la nostra capacità, per esempio, progettuale è sicuramente fortemente alterata. C'è una mente sentimento, un pensiero sentimento, un pensiero affetto, che ovviamente è la parte più collegata alla nostra emozione, alla istintualità, alla sessualità, alla relazione in senso generale, naturalmente. Per cui ovviamente abbiamo la possibilità di stabilire legami con le persone esterne utilizzando, certo, la mente nella sua operatività, ma arricchendola di questo aspetto, di questo connotato affettivo che può fare, per esempio, delle scelte che vanno in contraddizione con la mente operativa. Mi sono innamorato di una persona che assolutamente so, razionalmente, non mi permetterà di costruire una storia di senso.
dove ma... c'è il cuore e la mente, no? C'è l'opposizione tra... Esatto, cioè il cuore mi dice di fare così, il cuore ma mi dice mente... di questo, e sono lucido del fatto che la mente è in questo dialogo e in questo conflitto, per cui sto operando scelte non razionali, ma lo faccio ugualmente, perché la mente sentimento, la mente affetto mi dice di fare così. Poi c'è la mente parassitaria, che è il grande problema, può essere il grande problema quando non è ridistribuito in un processo coscienziale sufficientemente evoluto. E cioè che nella nostra vita, da quando siamo nati ad adesso, naturalmente esistono tutta una serie di addentellati, di impressioni, di condizionamenti che ci vengono dalla qualità biologica dei nostri genitori, che ci vengono dalla affettività dei nostri genitori, dalle interazioni quindi dei meccanismi di formazione personologico che vengono tutti completati tra il terzo e il quarto anno di vita. Per cui se noi dovessimo aver avuto condizioni complesse nei processi di gestione genitoriale o parentale, avremmo dei bias, delle negatività da portarci appresso e con cui discutere tutta la vita. Addirittura nonni e bisnonni. Addirittura nonni e bisnonni, perché ecco, l'epigenetica ci dice nell'aspetto transgenerazionale che questi condizionamenti vengono almeno fino alla quarta generazione, cioè veramente fino alla quinta generazione nei topi è stato visto che ci sono modificazioni significative che ci portiamo appresso adesso. Ma se voi immaginate, questo significa che noi ci portiamo appresso questi denti del destino, che non è ovviamente un destino, da sempre, no? Perché dobbiamo formarci alla quarta generazione? Quattro generazioni prima avremmo avuto altre quattro generazioni. Quindi in qualche modo noi siamo, come diceva De Dominicis, il grande pittore, naturalmente, siamo terribilmente vecchi. Cioè quando lui fu interpretato e gli dissero cosa ne pensa dell'arte contemporanea rispetto a quella del passato, no? Questo artista contemporaneo geniale, disse: quale arte del passato? L'arte del passato siamo noi. Siamo noi che siamo gli ultimi vecchi di un processo che è cominciato 3.000, 5.000 anni fa. Quelli erano l'arte contemporanea, era la vera arte, diciamo, precoce, no? Noi siamo dei vecchi rimbambiti che hanno seguito millenni di sviluppo, siamo i vecchi nell'arte cosiddetta contemporanea. Carino, una visione, un ribaltamento peraltro di senso, no? Di quello che noi siamo. Prego. E quindi con tutti questi condizionamenti praticamente formano la mente parassitaria, come hanno a che fare con la... Certo, forma non è una vera e propria mente, cioè siamo mossi da vari tipi di condizionamenti, si può veramente definire l'insieme di tutti questi condizionamenti una mente parassitaria o via mano a mano siamo coinvolti da vari aspetti, perché i condizionamenti possono essere di genere sessuale, religioso, comportamentale e via discorrendo. Per cui come fanno questi insieme di condizionamenti a formare una vera e propria mente parassitaria? Si può veramente definirla così come entità? Allora, stiamo parlando di quello di cui abbiamo parlato da 0 a 4 anni, è lo sviluppo di personalità, non è la mente parassitaria, la personalità. Poi nella personalità ognuno di noi ovviamente ha dei rapporti particolari tra, nella logica di queste tre forme semplificate naturalmente di mente, no? La mente parassitaria è quando gli effetti, per esempio sostanzialmente di carattere affettivo, non ci permettono di avere lo sviluppo ideale, no? Immaginiamo di aver avuto dei pessimi genitori. Aver avuto dei pessimi genitori significa che il bambino nei suoi processi di neurosviluppo, che comunque sono tra virgolette automatici, incomincia a costruire meccanismi distorsivi di carattere interpretativo.
no? I fenomeni dissociativi, fenomeni quindi di schizofrenia, le insicurezze, i meccanismi ansiosi, i quadri depressivi, eccetera, nascono per, nella stragrande maggioranza dei casi, non sufficientemente, non necessariamente tutto lì, ma largamente lì, in quelli che sono stati le nostri scambi relazionali più o meno di qualità con gli aspetti parentali. Poi naturalmente c'è altro, ci sono momenti assolutamente critici e drammatici come quelli dell'adolescenza, che sono un altro momento molto complesso, dove se è rimasto una logica esplorativa, se la persona è in equilibrio, l'operazione diventa un rito di passaggio superabile con facilità, ma se questo non avviene evidentemente perché abbiamo incertezze, abbiamo insicurezze severe, abbiamo una incapacità in quanto alla base di una struttura narcisistica cerchiamo di e diffidiamo delle relazioni, beh, tutto questo naturalmente potrebbe determinare una costruzione poi negativa che a quel punto possiamo chiamare la costruzione di una mente parassitaria, cioè eventi del passato infelici che non sarebbero dovuti accadere possono mantenere una grip su noi molto forte e modificare per esempio la nostra interpretazione e gestione del presente. Questo a livello per esempio affettivo è la regola, non c'è solamente un problema di complementarietà con i nostri partner, ma bisogna vedere quali sono le nostre forze di lettura del partner stesso, e questo ci deriva sostanzialmente da come, quando e quanto siamo stati amati dai nostri genitori. Un bambino ideale, quello cioè che Bowlby chiamava con la base sicura, ovviamente è in grado di esplorare il mondo, è in grado di interagire in modo corretto, che non significa non fare errori, ma mantenersi a galla, reagire, costruire una nuova modalità interpretativa. Una persona che invece è fortemente handicappata in questo senso, perché parte da un processo affettivo distorto, avrà difficoltà più o meno grandi, naturalmente. Ecco, come e quando ci si può rendere conto di questo e avere l'intuizione, direi quasi miracolosa, di iniziare un lavoro su di sé? Come nasce questa possibilità? Allora, c'è una prima fase che possiamo dire naturalmente che è gestione in genere dell'altro, dell'alterità, che possono mutare in noi fenomeni distorsivi in quanto, come dire, oggetto di processi anomali che abbiamo subito. Se no, ovviamente bisogna avere una certa base esperienziale per poter capire a un certo punto che c'è qualcosa in noi che non ha funzionato, qualche tappa, qualche step non è stato di particolare successo. Questo è molto simile agli sviluppi di carattere neurologico, per esempio, nel bambino, no? Dove ci sono fenomeni di mutatura neuronale mostruosi. Si arriva all'età intorno tra i 4 e i 7 anni, in cui noi perdiamo qualcosa come l'80% delle nostre strutture neuronali. È un processo normale, fisiologico, che fa parte della struttura dell'uomo. Ma questa perdita ha probabilmente il senso di una semplificazione del dato esperienziale. E questo spiega perché se la semplificazione del dato esperienziale è collegata ad un'alterazione severa dello sviluppo del bambino, il bambino rimane anche dopo, con quelli che sono i neuroni a memoria continuativa, in un mondo distorto, che diventerà poi naturalmente un adulto problematico. L'adulto problematico però ha meccanismi di salvezza, nel senso che improvvisamente chi ha avuto deprivazioni severe dal punto di vista affettivo può scoprire improvvisamente di poter fare qualcosa. Perché? Perché lo stato coscienziale ti permette di capire che c'è stato uno sviluppo lineare,
che ci sono stati eventi negativi che hanno ritardato, chiamiamolo, lo sviluppo ottimale, ma che tecnicamente, avendo noi una neuroplasticità sinaptica, quindi di quelli che sono i meccanismi di rete, di riorganizzazione biologica e funzionale del cervello, noi possiamo in qualche modo tamponare una situazione negativa. Per esempio, possiamo dire: non ho avuto dei buoni genitori, sono stati genitori pessimi che mi picchiavano, che mi hanno sempre disistimato, che mi hanno messo in una condizione di negatività continuativa, ma oggi so che questo può essere legato a quegli eventi negativi e comunque smetto di considerare quegli eventi negativi come presenti anche adesso. E quindi riorganizzo il mio stato coscienziale per partire da adesso in una modalità di costruzione del futuro diverso. Questo è bellissimo. Io l'ho già fatto questo discorso, trovo ancora difficoltà, cioè a livello di comprensione l'ho compreso, come dicevamo, per farlo sedimentare a livello coscienziale in modo tale che quell'atteggiamento non mi crei immediatamente la risposta, la reazione, quello è un po' ancora più difficile. Questa è la coscienza. Esatto. Siamo qui apposta per questo. Perfetto. Perché esattamente questo è il punto. Quello che è stato il nostro passato anche mostruoso, sono situazioni, come potete ben immaginare, con danni psicologici, ma talvolta anche biologici. I bambini romeni rinchiusi negli orfanotrofi hanno una ipotrofia drammatica della struttura limbica, che è una zona dove c'è la memoria e l'affettività, la mancanza di abbracci, di attenzioni, di centralità, che in quella fase della vita è essenziale, di contatto. Ho adottato due bambini proprio di queste zone. Ecco, innanzitutto complimenti. E poi sicuramente passare da uno stato di non affettività a uno stato di affettività, anche quello è uno shock. Infatti noi stiamo lavorando tanto sul non vissuto piuttosto che sui danni di ciò che normalmente uno va dallo psicologo per quello che gli è successo, non per quello che non gli è successo, no? E noi è lavorato, insomma, no? Strano, però lavoriamo per quello che gli affetti non avuti, per tutto ciò che non c'è stato. Tutto ciò che non c'è stato, bravissima. Questo è quella che ormai viene chiamata l'ontologia dell'accadimento, dell'accidente, no? Nel senso che ognuno di noi, nella sua versione ottimale, nella versione super lusso, dovrebbe avere un certo tipo di sviluppo, con genitori di qualità, con processi socio-educativi adeguati, con esperienze che possano essere convissute e quindi pilotate, insomma, no? Se noi fossimo in questo discorso, nutrendo anche il cervello in termini di affetto, ma anche in termini, come vedremo, di alimenti, che sono la base ovviamente di produzione naturalmente di tutti i nostri neurotrasmettitori, beh, in questo caso ovviamente uno avrebbe sicuramente una percezione della propria affettività, del proprio benessere molto alta rispetto a chi ovviamente queste cose non le ha avute. No? E parte quindi molto svantaggiato nella propria vita. No? Talvolta lo svantaggio è talmente alto che non c'è la possibilità se non di un compenso, no? Perché il danno è profondo. Delle volte invece questi atteggiamenti possono essere assolutamente modulati e possono essere completamente compensati. Qui ci sono fenomeni di carattere biologico nel bambino e la capacità residua più o meno vasta del bambino a poter interagire in modo positivo con la propria storia personale, che talvolta è una storia di violenze. Allora il pensiero parassitario. Il pensiero parassitario, che è la parte più negativa di noi, è la parte dove il nostro passato pieno di conflittualità, di cose non dette e non fatte, che si sarebbero invece dovute dire e fare, rimangono appiccicate a noi. E questo aspetto è un aspetto di grande, naturalmente, fragilità dell'uomo.
perché rimangono lì. Chi ha avuto, estremizziamo, una violenza terribile in un'epoca di grande vulnerabilità, passerà tutta la sua vita evidentemente in una logica di compenso, perché è stato violato. E per quanto possa capire, giustificare razionalmente, esiste una ferita di carattere affettivo che rimane tutta l'esistenza. Questo è il pensiero parassitario, per cui qualunque cosa poi accada, questa parte di noi sfortunata, negativa, rimane a galleggiare e rimane sempre presente. Questo spiega la fragilità di molte persone, per esempio a quelle che sono normali di spiegarsi degli eventi, la paura, la rabbia di non poter contenere gli eventi che ci vengono forniti proprio perché ovviamente abbiamo una fragilità di risposta. No? Ecco, il pensiero parassitario ce l'abbiamo tutti, ci sono tante cose nella nostra vita che non sono andate granché bene e quindi abbiamo dovuto darci delle spiegazioni per poter tollerare eventi che sarebbero potuti non avvenire in quel modo catastrofico. È chiaro che tra la mente operativa, siamo dei buoni medici, dei buoni terapeuti, siamo dei buoni ingegneri, dei buoni docenti, eccetera, e il resto c'è una diastasi. Uno può essere il miglior scienziato del mondo, naturalmente, ma avere un problema severo con il pensiero affettivo, non saper avere per esempio delle relazioni di senso, si rimane sempre in una condizione di fragilità, si è sempre in una condizione di sbaglio potenziale, perché non abbiamo imparato a costruire relazioni, oppure siamo condizionati, pensiero parassitario, da eventi che non siamo riusciti in qualche modo a superare. Quindi per semplificare queste tre forme di pensiero, di mente, sono presenti in ognuno di noi e quello che noi possiamo fare nel momento in cui a un certo punto di un processo di conoscenza, ecco perché la conoscenza è la base sostanziale di ogni possibile evoluzione, fatto sta che quando ci rendiamo conto di questo noi possiamo cominciare un processo di reinvenzione, di ricreazione della nostra vita. Quindi nel presente, prendendo cioè atto di ciò che è stato, ma prendere atto di ciò che è stato non in termini di negatività e di conflitto, ma in termini di superamento di ciò che è stato e quindi con la motivazione al processo di crescita, ecco, in quel caso si inserisce la necessità di capire meglio se stessi, sentirsi per poter naturalmente costruire di noi un'immagine più congrua, meno di sofferenza, meno superficiale anche di noi. No? Allora, la meditazione naturalmente si inserisce in modo veramente con una forza mostruosa nel processo di accelerazione della coscienza e dell'autocoscienza. Quindi capiamo alcune cose di come è funzionata la nostra vita fino adesso, ma possiamo incominciare a discriminare tra la coscienza che portiamo tutti e l'autocoscienza come processo di analisi della coscienza. Se non c'è questo salto verso i progetti di autocoscienza, noi rimaniamo in uno stato di interpretazione del mondo sicuramente carente. In genere è così. Quindi la gente non si rende conto della banalità di alcuni step della propria esistenza e quindi immagina che i propri processi identitari siano reali. Invece la propria identità è tutta da scoprire. Si scopre con un processo attento
di conoscenza e di approfondimento di queste parti dinamiche che noi abbiamo, in cui però per essere dinamiche non dobbiamo avere aspetti concettuali codificati. E qui c'è una piccola parentesi, poi magari interagiamo meglio perché sennò diventa troppo pesante. Perché a un certo punto le nostre modalità di risposta sono così drammaticamente prevedibili? La prevedibilità è un segno di rigidità. È un segno anche di non aver compreso che siamo in una realtà dinamica. Il reale che noi siamo, la nostra interpretazione soggettiva, non comprende che la realtà è dinamica. Questa è la regola. Non accettiamo la malattia, non accettiamo l'invecchiamento, non accettiamo il fatto che non c'è nulla che non cambi. E dunque il processo di nostra interpretazione del mondo è quella di pensare che il mondo sia corrispondente a una fotografia scattata 10, 20, 30 anni fa. Il mondo invece è dinamismo. Ma non è solamente il mondo come mondo, ma noi come parte del mondo, cioè l'aspetto nostro biologico è in assoluto dinamismo. Noi cambiamo tutta la cellularità dei nostri tessuti del corpo entro 9 mesi. Il tessuto che dura di più dura 9 mesi. Quindi ogni 9 mesi noi abbiamo ritarato tutte e ritrasmesso tutte le nostre memorie. Come avvenga questa trasmissione dipende molto dalla nostra acquisita nuova coscienza e dagli aspetti di interazione con la realtà che ci vengono dati, per esempio, dal essere più consapevoli e avere uno stile di vita congruo. Ok? Ogni 9 mesi? Tutto entro 9 mesi, ma per esempio per quello che riguarda le cellule della bocca, delle labbra, sono 3 giorni. Cellule del sangue entro 2 mesi sono tutte cambiate, cioè, e così via. Cioè, il tessuto però che ci mette di più, ci mette 9 mesi. Quindi ogni 9 mesi noi... Parto. È interessante questo. È un nuovo parto. Noi siamo, è interessante questo fatto, molto interessante. Facciamo una pausa, 5 minuti. Facciamo 5 minuti, 5 minuti. D'accordo. 5 minuti.